So this morning we will have a closer look at the present perfect, which is in fact a little bit difficult in English because it's between the past and the present. But if you keep in mind this, so if you remember that it is between past and present, it will help you to understand how to use it. What is very important is that it's indefinite. One of the first things you have to remember is that the present perfect expresses an action that began in the past and still continues. It's often called an unfinished past. An example of this could be, how long have you known each other? Let's finish the sentence. Science. Right. Since? 1999. Many languages express this idea, Italian for example, with the present tense. We have already practiced the use of for and since with the present perfect. When you use the present perfect in this way, the adverbs ever, never, before are very common. Dalla grande terrazza dell'albergo si gode il sole che cade a picco e che sembra vagamente estivo, e si gode la vista di quasi tutta la catena che circonda questa valle. Solo le cime più alte sono imbiancate di neve. Ermione spegne il mozzicone nel portacenere di fianco alla sdraio e si alza. Il vino riempie il bicchiere e si versa sulla mano di Bell'Acqua e sulla manica del maglione. Scorre sotto la manica del maglione e della camicia. È gelido e appiccicoso. Questo è Vittorio, che presenta un numero da prestigiatore. E questi sono gli altri con pittizia radio cronaca sportiva alla Carosa. E riuscirono anche a infondere il coraggio sufficiente per ricominciare l'esibizione e il pianoforte non era nemmeno così irrimediabilmente scorretto. È una situazione difficile da spiegare. Ci sono anche un paio di microfoni e un impianto. Il collegio sorge sui primi rilievi dell'entroterra. È uno dalla di collina verso est si vedono che avevano la funzione costa di barricata durante le ma la visione è spesso danno l'idea di oggetti. La Marissima è avvolta dalle tenebre rotte delle reticole luci di posizione verde e rosso e io sto fremendo per un avvenimento eccezionale. Siamo appena fuori dalla porta e Don Bartolomeo mi ferma toccandomi il gomito. Sapevo che stavo mentendo, perché l'amore esiste, anzi deve esistere. Le tre parti del romanzo si sviluppano nell'arco di una trentina d'anni. Un musicista convalescente per un grave incidente motociclistico. E l'ha convinto, non so come, a partecipare a una processo. L'autobus che lo riporta verso casa passa tra mezz'ora.